Cari amici di Italia News, bentornati sul canale Sovranista. Dopo il record di ben 75.000 visualizzazioni, diamo il bentornato a Fabio Lugano. Ciao Fabio. Ciao, ciao a tutti e grazie a tutti gli ascoltatori anche per quest'oggi. Ok, vediamo un po' di battere il record. Oggi parliamo di Gigino, non di Maio, De Magistris, sindaco di Napoli. Che cosa sta proponendo? Raccontaci cosa vuole fare Gigino. Allora, Gigino ha fatto una proposta, si avvicina alle elezioni, deve muoversi anche lui, fare un po' di amurina. Visto che Napoli tante cose non sono state fatte, deve far vedere di fa voler fare qualcosa. Allora è partita con una proposta, Napoli Autonoma, che di per sé sarebbe una cosa ottima. Napoli è una grande città, ha avuto un passato eccezionale, comunque ha un presente perché esiste, quindi è una città che merita che ha la sua importanza, che merita la sua tutela assoluta, ma a fianco a questa volontà di avere una Napoli Autonoma accompagna due idee economiche che perlomeno sono bislacche, ma bislacche tanto e soprattutto poco legali. Allora, la prima mi dice: ah, perché noi dobbiamo introdurre la nostra moneta complementare di fianco all'euro. Perfetto, benissimo, peccato che tu non puoi. Nessun ente pubblico all'interno dell'Unione Europea può introdurre una moneta di carattere complementare perché è specificamente vietato dall'articolo 128 del testo fondativo dell'Unione Europea, del TFUE. Allora, proprio non si può. Quando in Estonia, qualche anno, l'anno scorso, tentarono di introdurre una moneta, l'Estcoin, una moneta lato digitale per rilanciare l'innovazione digitale nel paese, intervenne subito la Banca Centrale Europea mettendo il freno. Ora, in Italia ci sono delle monete complementari, il Sardex e così via, ma non sono emesse da enti pubblici, sono monete private. E perfino il famoso mini bot che voleva Borghi non è una moneta, ma sono mini titoli di Stato, quindi sono espressi in euro. Allora, o lui non conosce le leggi e essendo stato magistrato è piuttosto grave, oppure semplicemente ha copiato l'idea di Borghi e sarà meglio che gli paghi i diritti d'autore. Poi la seconda idea è eccezionale, io direi grandissima, geniale, cioè allora noi vogliamo cancellare tutti i debiti inutili della città di Napoli, per esempio i debiti della ricostruzione del terremoto e così via, perché figli della Camorra, perché è andato vita la Camorra, perché sono soldi che non sono stati spesi bene, sono stati soldi della corruzione, eccetera. Perfetto. Quindi da domani chi vanta dei crediti nei confronti del comune di Napoli dovrebbe non dormire sonni tranquilli. Questa idea sinceramente la espanderei a livello nazionale e cancelliamo il debito pubblico che non ci sta bene. Per esempio, non so, il debito pubblico per la guerra di Etiopia, il debito pubblico che esiste ancora per la seconda guerra mondiale, Le il accise. debito pubblico appunto per le accise. Ma no, quello è il debito. Cancelliamo anche il debito pubblico per la ricostruzione del terremoto, perché se è stata corruzione per Napoli, è stata corruzione per tutta l'Italia. Direi che potremmo svegliarci domani e cancellare un 40-50% del debito pubblico, così tra l'altro rientriamo nei parametri europei. Mi sembra un'idea geniale, voglio vederla mettere in pratica. Però, tanto a Napoli è una terra molto bella, di grande fantasia, e lui può parlare e dire quello che vuole, tanto poi non lo farà. Ma forse si sta facendo Molto bello in occasione semplicemente. delle elezioni europee, potrebbe essere. Sì. Esatto, e anche ci sono le elezioni poi mi sembra a Napoli il prossimo anno, tra l'altro, comunali, quindi se si vuole ripresentare o vuole presentare qualche movimento a livello europeo deve muoversi, deve fare appunto a Muina, far vedere che esiste, far vedere che fa finta di fare qualcosa, di dire qualcosa, ma si tratta di finta, la realtà è ben diversa. Senti, ora facciamo un salto dall'altra parte del mondo, dalla terra dei fuochi alla terra del fuoco, in Argentina. Raccontaci un po'. Allora, l'Argentina, ma non solo l'Argentina, tutti i paesi, le monete dei paesi emergenti nell'ultima settimana sono stati massacrati. Dopo che a fine luglio è stata colpita la Turchia, tutti gli altri paesi emergenti hanno seguito la Turchia nella progressiva svalutazione delle loro valute. Svalutazione che nel caso dell'Argentina è stata fortissima, cioè l'Argentina è stata capace di perdere il 5-6% di valore della sua valuta in un solo giorno, con un'inflazione a due cifre.
Quindi con un'inflazione ben superiore al 10%, mi sembra che l'ultimo dato sia stato il 17%. Ora, a questo punto la situazione appare grave e Goldman Sachs consiglia a Macri, il presidente dell'Argentina, di proseguire, di dare un segnale di shock, uno shock per fermare i mercati, e lui decide di dare uno shock. Dice, invece che ridurre lentamente il nostro deficit di bilancio, che era il 2,6% di deficit, lo chiudiamo secco in un anno. Passiamo dal 2,6% di quest'anno al 0% del prossimo anno. Ora, questo lo fa come? Aumentando le tasse, e anche e soprattutto le tasse sulle esportazioni, e tagliando una serie di servizi sociali, di contributi sociali molto forte. Praticamente lui dà un piccolo contributo extra di carattere sociale, lo 0,3%, ma taglia spese e impone tasse per il 2,9%. Tutti aspettare l'apertura e l'effetto di questo annuncio che è stato dato appunto in pompa magna per a mercati aperti per creare uno shock e quindi rafforzare la moneta è precipitata e continua a precipitare. Perché? Motivo è molto semplice. Il primo motivo è che vi è una crisi mondiale delle valute emergenti che potrebbe essere interpretata più che una svalutazione delle valute emergenti come una rivalutazione nei loro confronti del dollaro per la stretta monetaria che ha dato la Federal Reserve americana alzando i tassi. Quindi si rafforza fortemente il dollaro americano e si svalutano queste valute. Ma dall'altro lato c'è un altro motivo. Una politica fatta in questo modo, con dei tagli fortissimi, lo 0,7% in meno agli investimenti infrastrutturali, per esempio, vorrà ad avere un impatto negativo sul PIL, che a occhio non si può vedere inferiore al 3%. Ora, chiaramente i creditori internazionali, che già non stavano tanto bene perché avevano un credito in dollari, non in peso sargentini, ma in dollari, e la svalutazione rendeva più difficile il loro rimborso e il loro debito, con un PIL che verrà a decrescere fortissimamente il prossimo anno, come da attese, chiaramente sono ancora meno sicuri di prendere i loro soldi. E questo si riflette sulla valuta argentina che precipita ancora di più. Cioè, abbiamo un'evoluzione greca, in cui si è fatta l'austerità per permettere alla Grecia di pagare il debito e l'austerità ha fatto fallire la Grecia. L'esatto contrario, ormai sono politiche che si sa che non funzionano, ma che vengono riproposte dal Fondo Monetario e da queste grandi banche d'affari sempre le stesse, qualsiasi sia il peso che si fa pagare all'economia del paese. E ci sono questi presidenti del Consiglio che comunque le accettano e le applicano, con delle conseguenze devastanti. Do tre formiche argentina, non piangere per me argentina perché il prossimo anno le lacrime le dovrai versare tutte per te. Quanto tempo era passato dalla rivolta delle pentole? Dal 2003-2004, quando è stato? Allora, la rivolta del pentole era 2001, poi c'è stata quando i Kirchner sono andati via, sono 2 anni praticamente che c'è Macri al governo. Diciamo che c'è un ciclo periodico. Allora, il ciclo devastante dell'Argentina è molto semplice. Allora, periodicamente negli ultimi 30-40 anni lei si è legata a una valuta, tenendo il cambio fisso. Quindi a questa valuta si è rivalutata rispetto al peso argentino. A un certo punto si arriva a una crisi di disoccupazione e di debito. Questa crisi fa precipitare la situazione, come è successo all'epoca con Menem, caduta di tutto il sistema, azzeramenti dei debiti e poi si riparte con un altro ciclo. L'Argentina, ormai io parlavo con un mio amico che è un economista argentino molto bravo, e non riescono neanche loro a capire come uscire da questa situazione, dovrebbero rivoluzionare tutto il loro sistema economico. L'Argentina ha un grandissimo problema, la svalutazione non l'aiuta perché lei esporta prodotti di carattere agricolo. Un prodotto agricolo è un prodotto che richiede un lungo tempo per essere prodotto, cioè io se ho una fabbrica, produco automobili e la mia valuta si svaluta, il mese prossimo posso produrre più automobili, ma se io ho un campo piantato soia e la mia valuta si svaluta, non è che la mia soia la produco di più, la impiegherò almeno un anno per produrre la soia. E quindi lei non trae, essendo soprattutto primaria la sua economia, cioè basata su esportazione di materie prime, non riesce a avvantaggiarsi delle svalutazioni.
è devastante e quindi non riesce a uscire da questi circoli viziosi. Se non ero pure in Argentina ci stavo apposta, forse per il motivo che hai detto tu, delle coltivazioni degli OGM che magari crescono prima, forse per questo. Sì, no, beh, ma all'Argentina ci sarebbero delle cose da dire per ore. Ad esempio, in Argentina 9.000 ettari sono di proprietà della famiglia Benetton, Ah, eccolo. che ha cacciato gli indios che erano sul suo terreno con modalità simili a quelle dei conquistadores. Quindi ci sono stati degli scontri, c'è stato un desaparecidos proprio per questa questione della fazenda, per questa, non è una fazenda, perché in spagnolo si dice un altro modo, comunque per questi da questi terreni detenuti dai Benetton che ci allevano sopra le pecore per ottenere la loro lana. Se tu vai a vedere Argentina e Benetton, troverai su YouTube moltissimi video che parlano di questi indios cacciati dalle loro terre per far spazio alle pecore di Benetton. Allora, Ci sono stati degli scontri. concludiamo la puntata, diciamo, con due notizie soft. Torniamo in Italia, parliamo di elezione europea. La Boldrini si presenta con una sua lista, cioè lei era Liberi Uguali, adesso esatto, c'è un nuovo partito con l'acronimo LUE, cioè Lista Unitaria Sì. Europea, però significa Sifilide. Sì, sifilide o peste, bisogna dire, siamo sinceri, può variare sifilide o peste. Hanno deciso, dato che l'EU era destinato all'estinzione, tra l'altro adesso si parla anche dell'unione ancora tra il PD e l'EU, c'è stato un incontro di Bersani con Martina, quindi la sua funzione boldriniana veniva completamente a scomparire. Allora lei ha avuto questa grande idea, mettiamo tutti questi pseudo-europeisti di sinistra, quindi più Europa, l'EU, eccetera, tutti assieme cerchiamo di fare un 4%. In bocca al lupo, la LUE, poi la genialità è stata scegliere come sigla LUE, LUE vuol dire appunto peste o sifilide, indicava una malattia, una grave malattia contagiosa nell'Ottocento. Benissimo, io direi che speriamo di contenere il contagio e che questo non si spanda troppo, cerchiamo di contenerlo sotto il 4% della popolazione, perché se resta sotto il 4% della popolazione non so se riescono a Sì. fare dei seggi in Europa, Sì, speriamo, quella è la soglia di insomma, sbaglia. vedremo. Ricordiamo che il 4% è la soglia di sbarramento al Parlamento europeo. Ora, ultima notizia prima Sì, di lasciarci. dimmi. Ti faccio un indovinello. Dimmi, che cos'è giallo-verde fuori e rosso dentro? Ah, io direi che giallo, verde fuori, rosso dentro è Gianfranco Fico, Ah, il presidente della quasi, quasi. Camera. Casualmente il presidente della Camera, se ci pensiamo, Gianfranco Fico, a me quando ho visto Fico che è andato al Festival dell'Unità mi ha ricordato Fini, ecco perché Gianfranco Fico, mi ha ricordato Fini quando nel suo ultimo mandato, quando aveva già rotto con Berlusconi, andava alla Festa dell'Unità come rappresentante di quel partitino Futuro e Libertà che è morto subito, che non ha avuto nessun futuro. E andavo allora come rappresentante di Futuro e Libertà alle feste dell'Unità a parlare contro Berlusconi. E qua abbiamo il presidente uguale, il presidente della Camera, che va praticamente a sconfessare mezzo governo alle feste dell'Unità, perché fa figo andare alla festa dell'Unità. Praticamente alla festa dell'Unità ci sono stati lui, l'intervistatore, quello del PD e cinque persone davanti, una cosa intima. Hanno fatto quindi. Avrà funzionato tutta la cosa e lui è riuscito ad andare là. Quindi direi che il nuovo nome per chiamare il presidente della Camera è Gianfranco Fico. Bene, Fabio, la puntata di oggi termina qui. Io ti ringrazio di essere stati con noi, di aver condiviso le Grazie a te, grazie a tue chi ha informazioni. Bene, ascoltato la trasmissione. ragazzi, quindi pollice in su, commentate, condividete e appuntamento alla prossima puntata. Ciao Fabio. Ciao, grazie a tutti.